Stiamo andando da Corrado Rizza che ci sta aspettando. Adesso vi faccio vedere l'incontro con Corrado Rizza quando arriviamo, perché tra pochissimo incontriamo il grande Corrado Rizza, nostro DJ italiano qui come star internazionale. We are live! Eccolo! Corrado Rizza, Pinocchio Time! Buongiorno! È lui, è lui! Bella, no? Dove siamo? Grande! Sta a posto? Guarda, allora, dai un saluto agli amici qua che ci stanno amici, seguendo tutti. Un saluto agli amici. Oggi siamo a Miami! Emi! È Corrado Rizza! Rizza! Da DJ for Ethiopia! Opia! Si parla anche tanto italiano. Peggio dei cremonesi sei, ti posso dire. Cosa si fa a Miami? Si parla anche spagnolo, sai? È una battuta, è un programma comico. No, davvero, chi sono gli abitué di Miami? Va bene, un selfie con Bobo Vieri. Vale qualcosa? Sì. E poi vabbè, c'è anche Vacchi, ma io non lo conosco. Gianluca Vacchi, sì, fantastico. Dopo a cremonesi non puoi esimerti dall'andare a Miami. Certo, ma come fa il ragazzone a Miami? Va bene? Fanno solo quello. Per DJ Mag Italia siamo qua con Corrado Rizza a presentare a Milano Anni Vinilici, il suo nuovo libro. Subito l'impatto su quello che è il mondo adesso attuale del clubbing italiano e l'impatto con l'Italia stessa. Beh, innanzitutto l'impatto è con questa struttura che è la Just, che è veramente del mio... ho il piacere, dove qui c'è il mio amico Sergio Cerruti, sono onoratissimo di questa cosa e felicissimo. Ha fatto una serata a Bologna proprio, un nostro amico di cui non possiamo fare evidentemente il nome, soltanto il cognome, Fiorello, sì. Siccome sapeva che fra gli ospiti c'erano i piloti della Ferrari, si è messo d'accordo con la Ferrari per farsi mandare qualcosa, per farci sopra uno sketch. Gli hanno mandato l'audio del box, sapete quello che si sente a volte anche sì, durante la telecronaca dei Gran Premi, tasto verde, Sky, tasto verde, ma anche su Rai 1 si sente in diretta, una parte viene mandata direttamente appunto in diretta, e gli hanno mandato l'audio dell'ingegnere di macchina di Kimi Raikkonen, che si chiama Chris Dyer, che appunto parla con Raikkonen e gli dice durante il Gran Premio del Brasile: secondo i miei calcoli vinciamo il campionato di un punto. Sì. Siccome non si butta via niente, il buon Fiorello ci ha fatto un disco, perlomeno ce l'ha fatto Corrado Rizza, che è un amico che lavora con lui. Corrado's a good friend for a long time and been in the business for a long time. I know who he is. That's good, I'm glad. And we're all in good company. Hello, my name is Patricia Field. I'm here working with Corrado on a documentary. No, Bobo, non ti preoccupare, per oggi sospendiamo le ricerche. Speriamo che si faccia viva lei. Vabbè dai, comunque appena risolvo il problema della mia amica ti chiamo. Tu pensi a divertirti, che scommetto che pure è carina. Sì, è molto carina. E allora dai e giù, castigala. Ciancicala. Ciao. Ciao.
Interrompiamo i programmi per comunicarvi che è uscita Telericordi, la compilation con le sigle televisive. Telericordi, le sigle televisive che hanno fatto la nostra storia. Telericordi, la pappa col pomodoro o Sandokan, raccolte in un disco le sigle più famose della TV. Già mi manca l'aria. A me mi manca tutto. Italia in controluce. Chiudiamo la puntata di oggi con un film, una pellicola sugli anni 60 realizzata con immagini di repertorio d'epoca e con un testo molto originale. Parliamo di 1960 di Gabriele Salvatores. Cristina Carpinelli. Memorie, ricordi, sollevati dalla nostalgia, spolverati dalla malinconia, che tornano con l'ingenuità di un'epoca a raccontarci chi siamo e forse chi saremo. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Gabriele Salvatores ha presentato gli anni 60 attraverso un montaggio di immagini e una corrispondenza epistolare avvenuta allora tra due fratelli. Due anni prima, Corrado Rizza, discografico romano, sfogliando l'archivio dell'Istituto Luce, aveva pensato la stessa cosa. Per questo, assieme al fratello, ha dato vita a Beat Parade, un documentario realizzato nel 2009 e uscito per ora solo sulla TV svizzera, nel quale... Corrado Rizza con Radio Radio Dance. Il mondo della notte era un mondo a parte, un rifugio. Io ricordo sempre che poi la discoteca diventava che cosa? Una grotta, no? La grotta dove uno si rifugiava, dove lì poteva avvenire un'altra vita. Cioè il piacere a me della discoteca nasceva dal fatto che potevo inventarmi un'altra cosa. Tra ciò che io ero il giorno e ciò che io immaginavo di essere la sera, uno immaginava di essere Keith Richards, Mick Jagger, poi uno dall'altro lo specchio, poi vai in un posto, sta sulla vista allo ballo come Tony Manero. Giovanotti ha fatto un rap nel quale ha citato Faber Cucchetti. Giovanotti sentiva Radio Dimensione Suono, sentiva le trasmissioni che noi mandavamo in onda, conoscevamo, lo frequentavamo, lo vedevamo all'Isteria, al locale di Isteria, non so se l'hai mai sentito nominare, il locale dove lavorava Marco Trani e come secondo Corrado Rizza, che dovrebbe arrivare qui nei prossimi giorni. Sì, penso la settimana prossima ce l'avremo ospite. Era un luogo dove passavano tutti i personaggi romani, italiani e anche internazionali. Corrado Rizza presenta We Got the Funk, l'unica compilation funky che non finisce mai, solo su Spotify.